Ciao e benvenuta nel mio spazio web. Sono Francesca Tommasini, sono milanese e vivo a Milano, anche se non so ancora per quanto tempo. Provengo da una famiglia semplice, genitori operai, entrambi morti ahimè in età abbastanza giovane, papà 57, mamma 63 anni. Ho un fratello di 4 anni più grande, entrambi da ragazzi siamo stati agonisti del nuoto. Negli ultimi tempi poi c'è tornata questa passione di nuotare e soprattutto di rimisurarci con altri e con noi stessi. E quindi abbiamo ripreso a nuotare, facciamo queste gare master e lottiamo con altri matti della piscina come noi. Ho fatto un percorso di studi linguistico fino ad arrivare all'università, ma una volta arrivata lì non mi dava soddisfazione. E infatti attraverso un'ex professoressa del liceo trovai posto, trovai un impiego come tuttofare presso una multinazionale dove lavorava il marito casualmente. E da lì quindi è cominciato un percorso durato ininterrottamente per 31 anni, durante il quale, grazie anche ai corsi di formazione che le aziende per le quali lavoravo mi hanno permesso di fare, ma anche grazie alla mia voglia di imparare, mi sono costruita un curriculum, penso, di tutto riguardo. Infatti ho lavorato nel campo delle traduzioni, ho lavorato in campo del trade marketing, della pubblicità e del commerciale. Quindi ti dicevo, un percorso ininterrotto, tant'è che quando mi rendevo conto che non avevo più nulla da imparare, cambiavo azienda. Quindi diciamo che senza saperlo ho sempre avuto un perché, che era quello di poter dare qualcosa, di imparare e di continuare a crescere personalmente. Arriviamo quindi poi all'ultimo periodo, diciamo 9 anni per la precisione, quindi non poco. Mi sono trovata a lavorare per una multinazionale che era leader nel suo settore e lì forse, sono onesta, mi sono un po' seduta, anche se ho ricoperto ruoli diversi, quindi ho fatto esperienze diversificate sia sul settore locale che sul settore estero. Però evidentemente io stavo bene lì, avevo trovato la mia zona di comfort. Pensavo che avrei lavorato lì probabilmente fino alla mia pensione e senza pensare, senza fare retropensieri che potessero capitare, invece fatti non sotto il mio controllo. E invece è successo un patatrac. Infatti, un bel giorno mi chiamano e mi dicono: "Sai, non abbiamo più bisogno di te, il tuo ruolo è una duplicazione, lo può svolgere qualcun altro, ma stai tranquilla, non è la qualità del tuo lavoro, non sei nemmeno tu, ma dobbiamo riorganizzare", quindi bla bla bla, tante cavolate che hanno cercato di condirmi via, ma la realtà è stato un licenziamento in tronco. Guarda, ho provato una vergogna che non potevo neanche mai pensare, che spero di non provare mai più, ma anzi ne sono certa. E perché mi vergognavo? Non lo so, mi hanno licenziata in tronco, mi sembrava che tutti mi guardassero, nessuno pensava che mi sarebbe mai potuto accadere proprio a me, per come ero inserita in azienda. Eppure è successo. Quindi ti dicevo, ho provato una sensazione, un senso di inadeguatezza, di frustrazione, non sono riuscita veramente a gestire le mie emozioni. In quel momento è stato veramente fatale, ma per fortuna è durato poco. E in questo caso, e questa fortuna la devo solamente a me stessa, alla mia voglia di riprendermi e di riprendere in mano la mia vita e il controllo di essa. E infatti, dopo pochi giorni in cui sono stata in apnea, sono sincera perché comunque è stata una batosta non da poco, ho detto: "Vai Francesca, la vita è tua, hai molte altre opportunità e vedrai che dimostrerai soprattutto a te stessa che ce la puoi fare e anche agli altri, perché alla fine, insomma, anche questa soddisfazione ha il suo peso". E infatti, eccoci qua oggi, diciamo, nel corso di un percorso, scusa il gioco di parole, che io sto facendo e che non è certamente finito, e questa è proprio la figata di questa cosa. Seguimi!